Radio Nettuno. Passione sportiva. Le risposte che cercavi, insomma, volevi capire dove era la tua squadra. Sì, l'ho detto anche in conferenza stampa. Finalmente, dopo oltre un mese di attesa rispetto all'inizio della stagione ufficiale, ho saputo dove siamo. Non avevo potuto saperlo prima perché eravamo sempre in gravi emergenze. Adesso è chiaro che sappiamo di essere A, in grave ritardo dal punto di vista della condizione. Abbiamo visto che abbiamo giocato un buon primo tempo e che nel secondo sostanzialmente siamo inchiodati. B, che dobbiamo ritrovare, oltre a condizione atletica, la conseguenza sarà aggressività difensiva che non abbiamo avuto soprattutto nel secondo tempo e fluidità nel gioco d'attacco che abbiamo pagato facendo 1 su 15 da 3 punti, per esempio, andando in lunetta soltanto 9 volte contro le 23 degli avversari, ma non per un problema arbitrale, ma perché non siamo stati pericolosi offensivamente. D'altra parte, ribadisco, quando la tua prima punta, l'americano Roberts, arriva da 10 giorni di sosta, quando il tuo playmaker titolare arriva da un mese di sosta, quando Mancinelli si sta allenando un po' a singhiozzo per questo problema, prima da una parte e poi al ginocchio, questa è. Allora, l'unica cosa che ho chiesto ai ragazzi, che però ci tengono molto e di conseguenza è una reazione anche umana, gli ho chiesto che c'è un'unica cosa che è per me personalmente insopportabile, cioè quando si capisce che le cose stanno andando male, il fatto di tenerci molto, come ci tengono molto loro, non deve portarti a intristirti, ma deve portarti a godere il momento della difficoltà combattendo di più. Io purtroppo in settimana ho avuto modo di assistere a degli episodi, a un episodio in particolare in cui era legittimo, doveroso essere molto tristi. Combattere su un campo di pallacanestro da vivi è un motivo di gioia, non di sofferenza. Quindi, partendo da questi presupposti qua, andiamo avanti con molta calma, sapendo A, che il campionato è difficile, B, che pur non rifiutando il ruolo di favorita, che rivendico, sappiamo che nessuno, a maggior ragione Treviso, ci metterà il tappeto rosso sotto i piedi e dirci che belli che siete, che bravi che siete. La sensazione è che questa partita comunque possa insegnare tanto, soprattutto alla luce delle tantissime che mancano, siamo ancora all'inizio del campionato. Abbiamo giocato, vedi, c'è una cosa strana, no? Cioè che, o meglio dire, gli scienziati amano dare giudizi definitivi, gli scienziati della pallacanestro. La realtà è che siamo alla quarta partita di campionato, ne abbiamo vinte 2, ne abbiamo perse 2, abbiamo vinto la Supercoppa. Quindi voglio dire, abbiamo avuto un calendario molto difficile, perché onestamente Verona e Ravenna in casa, Chieti e Treviso fuori, un calendario difficile. L'anno scorso con 1 su 4 nelle prime 4 siamo andati in finale, quest'anno abbiamo 2 su 4, la vita continua, non c'è un motivo al mondo, almeno dal mio punto di vista, per essere preoccupati, accigliati, per dare giudizi definitivi. Mi piacerebbe che questa squadra, come succederà peraltro, venga valutata fra diciamo un mese, quando saremo tutti in condizione di poter giocare a pallacanestro. Nel momento in cui fra un mese dovessimo accorgersi di aver sbagliato qualcosa, in quel caso il responsabile sarei io perché i giocatori lo senti io, allora eventualmente faremo gli opportuni interventi, ma non ha senso valutare una cosa che non c'è o che c'è in maniera parziale, perché Radio Nettuno, passione sportiva.